Non puoi costringermi! Forza, tesoro, devi lavarti le mani. Non voglio! Io e Paperella ce ne andiamo. Torna qui! Vorrei che tu potessi volare, Paperella. Mettiti in salvo! Ah, il mio piede! Ci sono dei Lego ovunque! Ah, tutto quello che faccio è pulire, praticamente. Aspetta! Prendi una ciotola e aggiungi il sapone di gelatina. Fai sciogliere il sapone e aggiungi del colorante alimentare. Basterà una piccola goccia. Mescola il sapone e il colorante, assicurandoti che sia ben miscelato. Una volta fatto, versa il sapone dentro un grande blocco Lego. Occhio a non farlo fuoriuscire. Riempi il blocco fino in cima e fai lo stesso con l'altro lato. Lascia che si indurisca, poi capovolgi il blocco e rimuovi il sapone. Una bella saponetta colorata, che ne pensi? Sapone Lego da qui! Benissimo, divertiti a giocarci! Oh, e ci sono anche diversi colori! Proviamo quello giallo! È fantastico! Oh, allenamento intenso! Devo reidratarmi! Ma che succede lì? Ah, come mi diverto! Beh, almeno è contento. Lo sarà ancora di più con i broccoli. Ehi, Chris, non vuoi dei broccoli invece di quelle patatine? Mi prendi in giro? Mmm, che delizia! No, grazie, sto a posto così. Va bene. Adesso posso tornare al videogame. Dai. Assaggia soltanto, ti piacerà. Non sono mica un coniglio, mamma. Allora lo mangio io. Ho battuto il record! Mamma! Croccanti e deliziosi, proprio come le patatine. No! Non sai che ti perdi. Non potrà dire di no alle carote. Ma forse ho avuto un'idea migliore. Sorpresa! Ok. Sei ufficialmente impazzita. Io finisco le patatine, va bene? Ah, deve pure esserci qualcosa che posso fare. Ci sono! Mi serve solo una cosetta. Una confezione di patatine. Solo che dentro ci saranno carote. Scambiamole così. Devo fare piano. Non se ne è accorto. Queste patatine hanno un sapore strano, ma fa nulla. Ha funzionato, lo sapevo. Ed ecco il mio premio. Sono proprio buone. È il compleanno più bello di sempre. Ed ecco il mio regalo. Buon compleanno. Wow, per me. Che meraviglia. Ti piacerà un sacco. Ma bleh! Ah, lo sapevo, ti ho terrorizzata. Ma perché l'hai fatto? Ehi, torna qui. Tienilo lontano da me. È il tuo regalo? Stammi lontano! Guarda com'è tenero! Pussa via, odio i ragni! Non avvicinarti! Questo palloncino mi ha dato un'idea! Guarda! Perché l'hai fatto? Niente male, eh? Lo rifaccio! I palloncini! Mi stai rovinando il compleanno! Papà! Forse ho esagerato. Meglio tagliare la corda. Ma è così cattivo! Piccola, va tutto bene? Perché piangi? Dillo a papà. Chris ha distrutto i palloncini. Aspetta, so io come risolvere, tieni. No, papà, voglio i palloncini. Oh, capisco. Allora, e che ne pensi di questo? Non lo voglio! Qui si fa dura. Ma forse ho un'idea che può funzionare. Facciamo un piccolo taglio nel palloncino e poi mettiamone un altro all'interno. Poi prendiamo un imbuto e riempiamo tutto di lustrini. Oh, stelline! A questo punto versiamo dell'acqua. Male che abbiamo l'imbuto. Una volta riempito il palloncino, chiudiamolo con un fiocco e stringiamolo un po'. Piccola, papà ha un regalino per te. Che cosa sono? Sono
Sono bellissimi, grazie papà, ti voglio bene. Non c'è di che, tesoro. Super papà risolve tutto. E adesso, dov'è Chris? Ne voglio uno anch'io. Odio essere malato. Il mio povero tesoro. Oh, vai a fuoco. Non va affatto bene. Devo farti stare meglio. Ecco a te la mamma infermiera. Che cos'è quello? Sto scherzando, mi serve questa. Un po' di umorismo non guasta, ecco cosa mi serve. Ma non mi piace, fa schifo. Devi stare bene, su, apri la boccuccia. No. Mamma, non voglio. Guarda, mamma. Voglio una bibita gassata. Penso di sapere come convincerlo. Prendi una lattina di coca vuota e aprila al centro. Metti lo sciroppo per la tosse nella lattina e poi richiudi la lattina. Metti una cannuccia nello sciroppo e voilà! Ti ho preso una bibita gassata. Bevila tutta, eh? Grazie, mamma! Bravo, ragazzo! Ha un sapore diverso. Ma mi piace. Che noia! Vorrei dei giochi nuovi. Non so che fare. C'è bisogno di papà. Principessa, tutto ok? No. Vuoi divertirti un po'? Con lo scotch. Guarda un po'. Attacco il nastro al pavimento. Un'altra striscia qui. Questo non serve più. Che ne pensi? Bello. Cos'è? Una pista per le corse? E vincerò io. Non credo. Io ho la macchina più veloce. Pronta? Non sarà facile. Ce la posso fare. E sono partiti. Forza, forza! Non si bara. È un testa a testa. Attenzione! Il treno! Non posso guardare. Ce la faremo. Visto? Wow, bellissimo. Rifacciamolo. Mi piace un sacco questo gioco. Un articolo molto interessante. Chi sarà adesso? Una consegna? Grazie. Oh, è il regalo per Gina. In una bellissima scatola. Spero le piaccia. La sua espressione sarà fantastica. È una splendida tazza. Saranno tutti invidiosi. La conserverà per sempre. Sono proprio bravo a scegliere i regali. Do giusto un'occhiata. Oh no, è rotta. Che disastro. Che posso fare? Mi dispiace, Gina. Non volevo dispiacerti. No, no. Che compleanno fantastico. I Pop-It sono divertenti. Oh no, sta arrivando. Magari non ci farà caso. Coraggio, che stress. Riattaccatevi, per favore. L'ultimo pezzo. Ok, già va meglio. Che noia. Mi serve altro tempo. La nascondo sotto il cuscino. Ehi, papà! Pensa, fa qualcosa, qualsiasi cosa. Oh, wow, un regalo. Chissà che cos'è. Beh, ho pensato che... Vedi? Che emozione! Aspetta! Papà! Il Pluriball! Lo adoro! Questo non mi serve più! Whee! È così divertente! Grazie, papà! Buon compleanno, tesoro! Thank you.
Me ne sbarazzerò più tardi.